Si è diffusa la credenza che lo spostamento della tassazione dalle persone alle cose possa avere effetti rigeneranti, quasi miracolosi, sulla crescita economica. Si immagina che vi siano imposte che fanno male, quelle sul reddito, e imposte che fanno bene, quelle sulla casa e quelle sui consumi. Addirittura queste alcuni le chiamano imposte amiche della crescita, ma come tutti sappiamo, ogni imposta è distorsiva. Nelle economie avanzate, nelle economie mature, la pressione fiscale deprime la crescita perché ha superato una certa soglia oltre la quale appunto ha effetti vincolanti rispetto alla crescita economica. E pertanto, se teniamo conto di questo principio e vogliamo per forza spostare la tassazione dalle persone alle cose, allora bisognerebbe semplicemente abbassare le aliquote dell'IRPEF. Pensateci perché funziona.